Non è più una profezia ottimistica o negativa, sta diventando una realtà. L'elettronica e le sue applicazioni rappresentano un elemento decisivo di questa trasformazione. Nel 1972 il Monte dei Paschi di Siena decide di affidare il proprio Olivetti Elea 9003, il primo calcolatore elettronico completamente a transistor commercializzato nel mondo, all'Istituto Tecnico Industriale Enrico Fermi di Bibbiena nella provincia di Arezzo. Le ragioni che hanno portato la Banca Senese a scegliere l'Istituto Enrico Fermi quale sede definitiva per l'Elea 9003 non sono state casuali. Prima di tutto è uno dei più antichi d'Italia, con una grande storia e tradizione nella educazione tecnica. Secondariamente perché era il primo istituto in Toscana che aveva le specializzazioni di elettronica e di telecomunicazioni e quindi era quello che meglio si prestava a conservare un pezzo, diciamo, della storia dell'informatica e delle telecomunicazioni. Questo è l'ultimo esemplare di Elea 9003 esistente e funzionante, quindi questo vuol dire essere un punto di riferimento non solo per un territorio provinciale o regionale, ma a livello nazionale. È una fetta della storia dell'informatica a livello internazionale. Noi pensiamo di valorizzarlo proprio all'interno di un sistema museale come museo dell'informatica. Siamo per questo in accordo con la provincia d'Arezzo, questo diventerà uno dei punti del sistema museale aretino, anche non solo per il Casentino ma per tutta la provincia di Arezzo. Inoltre siamo in contatto anche con l'Università di Pisa e con il Museo dell'Informatica di Pisa, quindi per noi questo diventa un elemento importante, quindi averlo difeso, cercare anche di valorizzarlo diventa un po' una scommessa per il futuro e di fare di Bibbiena, di questo istituto, un punto di riferimento della storia dell'elettronica e dell'informatica. La storia era cominciata molti anni prima. Nel 1908 Camillo Olivetti fonda ad Ivrea la prima fabbrica italiana per macchine da scrivere. L'ingegner Camillo, uomo di solide idee socialiste, avvia una tradizione che negli anni porterà l'azienda a divenire uno dei maggiori simboli a livello mondiale del capitalismo illuminato. Nel 1938 il figlio Adriano assume la guida dell'azienda che in pochi anni diventa leader mondiale nel settore delle macchine da scrivere e da calcolo. L'ingegner Adriano è convinto che lo sviluppo della fabbrica debba rappresentare uno strumento per la crescita del benessere dei lavoratori, per gli investimenti nei servizi sociali e nella cultura. Nel 1946 nasce il movimento Comunità. Adriano Olivetti, nel frattempo nominato presidente dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, è convinto della necessità di programmare uno sviluppo del territorio che oggi definiremmo sostenibile e di lottare contro il disordine urbanistico. La fabbrica di vetro di Figini e Pollini diventa l'emblema della volontà di trasparenza che accompagna il progetto ideale. In pochi anni Ivrea diventa la sede in cui operano economisti, psicologi, medici, sociologi, scrittori, giornalisti. La Olivetti è un'azienda caratterizzata dalla tolleranza, dalla non discriminazione dei lavoratori per ragioni politiche o religiose, dagli investimenti nei servizi sociali. Tutto questo provoca l'ostilità di gran parte del capitalismo italiano, guidato invece da una visione autoritaria dei rapporti di lavoro. All'inizio degli anni 50, Adriano Olivetti avvia la grande avventura nel settore elettronico. Fu il primo assunto da CIU per questa iniziativa. La mia attività cominciò quindi al Centro Studi Calcolatrici Elettroniche dell'Università e continuai, fui uno di quei pochi del gruppo che non andò a Barbaricina, ma continuò la sua attività
al Centro Studi Calcolatrici Elettroniche di Pisa. Adriano Olivetti, già dal 50, aveva capito l'importanza di questa nuova tipo di industria e creò nel 53 a New Canyon un laboratorio di osservazione più che altro. Fu affidato al fratello di Adriano, che era Dino Olivetti, e il direttore del centro era Mike Canepa. Però essenzialmente io credo fosse un piede in America laddove nasceva la tecnologia. Nel 1955 l'azienda di Ivrea modifica i propri piani e accetta la proposta dell'Università di Pisa di collaborare alla costruzione di una calcolatrice scientifica. Adriano Olivetti scelse di affidare a un trentenne che era Mario Ciu un'iniziativa che doveva rivoluzionare l'industria, e quindi prese quest'uomo nato in Italia, italiano di cultura, insegnante alla Columbia University di New York, che era un uomo intelligente, affabile, capace di gestire le persone, con le stesse visioni della Olivetti di allora. Nel 1954 l'ingegner Adriano decide di creare un laboratorio elettronico in Italia e ne affida la direzione all'ingegner Mario Ciu, figlio di un diplomatico cinese. E io ritengo che la vera ragione per cui Adriano Olivetti e Ciu scelsero Pisa fu per la impostazione innovativa che l'Università di Pisa diede alla sua attività. Non quella solo di comprare, come fecero le altre università, delle macchine all'estero e esercitarsi su di esse. No, Pisa invece pensò che il progettare e il costruire in casa fosse il vero mezzo per creare una fucina di tecnici, di ingegneri ad alta qualificazione, ma soprattutto poi una scuola di formazione a livello universitario. Alla fine dell'estate del 1955, la Olivetti crea un proprio laboratorio destinato alla realizzazione di una calcolatrice commerciale. Fui contattato dalla Olivetti, va bene, e a mia gloria fui assunto direttamente da Adriano Olivetti. Il colloquio di assunzione me lo fece lui. Mi domandò che cosa pensavo, va bene, della elettronica. Non esisteva la parola elettronica quella volta ancora. Cosa pensavo, insomma, delle cose legate, va bene, possibilmente ai calcolatori. E l'ultima domanda che mi fece: ma lei pensa che riusciremo a fare un calcolatore anche in Italia? Questa fu l'ultima domanda. E io gli risposi, dico: ma l'hanno fatto in America. Sì, e perché non lo faremo anche noi? In questa villa di Barbaricina, attualmente in fase di ristrutturazione, l'ingegner Mario Ciu, all'inizio del 1956, creò il laboratorio di ricerche elettroniche della Olivetti. La letteratura sui computer era scarsissima. Non c'erano praticamente libri né riviste dedicate all'argomento. Gli addetti ai lavori erano molto pochi in tutto il mondo e le comunicazioni tra i ricercatori erano rare e sporadiche. Internet, la posta elettronica erano ancora da venire. Succedeva perciò che si reinventassero delle cose già realizzate altrove. Oggi dobbiamo addirittura difenderci dalla valanga delle informazioni, dobbiamo creare dei filtri. Allora il problema era esattamente il contrario. Mentre realizzavamo la nostra prima macchina, il primo calcolatore, questo primo calcolatore era tutto a valvole, tranne tutta la parte che avevo progettato io, che era il governo dei nastri magnetici, cioè il fornire al calcolatore della possibilità di colloquiare nei due sensi, memorizzare le informazioni su un nastro magnetico, leggere dal nastro magnetico e elaborarle. Ecco, tutta questa parte che era piccola fisicamente ma non dal punto di vista logico e funzionale, era transistor. Il transistor era allora un oggetto ancora raro, con vistose limitazioni e prestazioni ridotte. Il suo uso allora, se ben ricordo, era limitato alle radioline che costituivano ancora una primizia. Qui è già stato richiamato la lungimiranza e la tempestività di Mario Ciu, che decise di abbandonare l'implementazione a valvole
che era già in fase molto avanzata di realizzazione, e passare a una riprogettazione di tutto il sistema con transistori. In questo periodo si rafforza l'amicizia tra Mario Ciu e Roberto Olivetti, figlio dell'ingegnere Adriano. I due uomini creano assieme alla Telettra di Virgilio Floriani un'azienda per la costruzione di transistor, la SGS, l'attuale ST Microelectronics. Nelle piccole comodità quotidiane, come nelle più grandiose imprese spaziali, l'umanità ha saputo creare e mettere al proprio servizio una tecnica che si riassume in un nome, il transistore. Ma che cos'è il transistore? È un dispositivo che permette di aprire e chiudere un circuito elettrico per mezzo di piccole correnti di comando. Oppure di amplificare i deboli segnali provenienti da un microfono. Il materiale di partenza è il silicio. Questo viene lavorato in sottilissime fettine o wafer ottenute tagliando lingotti monocristallini. La più moderna tecnologia per la costruzione dei semiconduttori impiega il processo planare, basato sulla diffusione di impurità controllate, dette anche droganti, in aperture, ricavate mediante processo di fotoincisione nella pellicola di ossido protettivo, che ricopre le fettine di silicio. Un calcolatore è fatto di cose materiali, è fatto di pacchi, è fatto di ripetizioni di cose che sono uguali sempre a se stesse magari, però occorre decidere a un certo punto come metterle assieme e come farle. Quando uno comincia a studiare una struttura del genere, questi sono i problemi che deve porsi il problema di come il calcolatore viene strutturato, di come il calcolatore viene anche ampliato domani o modificato, va bene, di come viene mantenuto. Ora, per quanto riguarda la struttura meccanica, io vorrei dire questo, che le linee estetiche furono affidate a un gruppo di architetti, tra cui l'architetto Sozzas. Con l'architetto Sozzas riuscimmo ad entrare nell'ambito degli argomenti in profondità, per cui non guardò lui soltanto l'aspetto estetico, ma guardò anche la funzionalità del tutto, guardò come era possibile mantenere la macchina, come era possibile ampliarla, va bene? Soprattutto come era possibile dare una fisonomia particolare alla macchina che anche la differenziasse dalle altre che già erano esistenti. A Bibbiena, nella sala dell'Istituto Enrico Fermi, in cui è conservato l'ELEA 9003, Ettore Sozzas racconta la propria avventura. Sono andato a Pisa, dove questi ingegneri, tutti vestiti di bianco, lavoravano in una villa ottocentesca, dentro in un parco oscuro, sembrava di arrivare in un bosco di Berkeley. Suona il campanello, viene un ingegnere vestito di bianco, mi dice prego, insomma, e ho conosciuto l'ingegnere, più che ingegnere direi un intellettuale, Mario Ciu. Mi hanno spiegato un po' di che cosa si trattava, mi hanno spiegato che questi computer in quei tempi erano sistemati su dei cosiddetti rack, cioè che sono delle strutture verticali alte 2,20 m, 2,30 m, che venivano dalla cultura telefonica, perché appunto i telefoni erano sistemati, le centrali telefoniche su questi rack, e che avrei dovuto fare qualche cosa per mettere dentro tutta sta roba dentro a questi rack. Ho detto va bene e sono andato via, ma sono andato via più terrorizzato di prima, perché non sapevo assolutamente che cosa fare di questi armadi. Disegnare degli armadi qualunque non è che mi interessasse molto, e continuavo a pensare che cosa poteva essere questo ambiente con questo mistero elettronico, insomma, dove era collocato questo mistero elettronico. La prima cosa che mi è venuta in mente è che queste cose così alte erano molto, come dire, creavano un ambiente molto terrificante, insomma si viveva in una stanza piena di armadi poi praticamente, e che avrei dovuto fare qualche cosa per cui questo enorme oggetto potesse permettere agli operatori un po' di vedersi da una parte all'altra, di sentirsi un po' con qualche cosa più, come dire, rapportato alla misura, alla loro misura, alla misura cosiddetta umana. L'idea è di mettere l'elettronica più bassa, diciamo, in elementi più bassi, in armadi più bassi, in modo che gli operatori si potessero vedere, in modo che non fossero, come dire, imprigionati dentro nell'elettronica, ma che questi elementi diventassero un oggetto nello spazio più che altro. Per fare questo, dato che il volume di elettronica è sempre lo stesso, ho dovuto moltiplicare
come dire, gli armadi, allora tre armadi, uno contro l'altro, che si aprono, si possono aprire e quindi accedere. Qui ci sono i due pacchi di memoria, ecco. Adesso questa stessa memoria, la quantità di questa memoria, è in una cellula, diciamo, grande così, di 4 cm, 3x3, più o meno. C'erano altri problemi, per esempio il problema delle connessioni, che gli americani le avevano risolte col doppio pavimento. E io con la prima Elea avevo tentato di passare alto, come si vede qui, di passare sopra, perché mi sembrava più economico e anche più razionale in un certo senso. Questa elettronica a me mi faceva un'impressione terrificante, devo dire, l'idea. E allora ho pensato che potevo fare degli armadi che quasi quasi che mettessero paura, insomma. Cioè, ho pensato a delle lastre di alluminio molto fredde, molto anonime, molto dure in un certo senso, dietro alle quali c'era una divinità misteriosa, dietro alle quali c'era qualche cosa di pauroso. Il disegno di queste macchine non era fatto per il pubblico, era fatto per chi ci lavorava soprattutto. Questa perlomeno era la mia visione del disegno. Tenendo conto non soltanto, come ho detto diverse volte, dell'ergonomia, ma tenendo conto del fatto che si creava un ambiente di lavoro che potevano essere più o meno gradevoli da toccare o da avere una vicino all'altra e così via. L'ingegnere Mario Ciu era un giovane intelligentissimo, molto aggiornato, internazionalmente aggiornato sulle tecniche nuove, eccetera, e anche coraggioso nel prendere decisioni, perché è chiaro che in un'industria prendere una decisione anche minore, anche particolare, dettagliata, vuol dire mettere in moto delle azioni gigantesche, quindi prendere qualsiasi decisione è sempre un rischio grosso. Se l'industria è un'industria attiva, un'industria vivace, un'industria che non solo produce robe da vendere, ma produce cultura della vita, diciamo, dell'esistenza. Stavamo notti intiere con Roberto e Mario Ciu, magari anche bevendo un po' di whisky, a parlare di questi temi. Era il tema della vita, un tema molto molto importante. E questo è potuto succedere soltanto alla Olivetti. Nel 1958 la Olivetti decide di trasferire il laboratorio nelle vicinanze di Milano. Le regioni sono sostanzialmente di carattere industriale, ma anche occorre ricordare che Borgo Lombardo si trova a meno di 2 ore di macchina da Ivrea. A Borgo Lombardo venne definito il progetto dell'Elea 9003 e venne impostato quello della Elea 6001, un calcolatore per uso scientifico. La Olivetti, a partire dagli anni 50, sviluppa un intenso programma di documentazione aziendale. Il primo film ufficiale, Incontro con la Olivetti, viene girato nel 1950 dal regista Giorgio Ferroni ed i testi sono di Franco Fortini. Nel 1959 viene prodotto Elea Classe 9000. Il documentario illustra con sapienza le attività del laboratorio, la produzione, la ricerca, la formazione, il design. In quell'audiovisivo sono conservate la voce e le uniche immagini in movimento arrivate a noi di Mario Ciu. In Italia la Olivetti ha annunciato l'inizio della produzione del calcolatore Elea 9003, realizzato completamente con elementi solidi, nuclei ferritici per le memorie veloci e transistori e diodi per i circuiti logici e di amplificazione. Sino ad oggi la produzione dei grossi calcolatori elettronici a programma interno utilizzava per le funzioni logiche e di amplificazione valvole termoioniche, il cui grado di sicurezza è necessariamente limitato per l'alta temperatura del catodo. A questa limitazione si aggiunge il forte consumo di energia elettrica e la necessità di ricorrere a impianti di raffreddamento di notevole ingombro. La reazione del prototipo è stata possibile attraverso la collaborazione dei principali gruppi di progetto del laboratorio elettronico. Essi sono il gruppo dei logici che ha definito le specificazioni e preparato il diagramma logico della macchina, il gruppo
tipo circuitale che ha progettato sia i circuiti di amplificazione che quelli logici, il gruppo delle memorie che ha realizzato le memorie a nuclei e quelle a tamburo, ed infine il gruppo che ha progettato le apparecchiature di ingresso ed uscita dei dati. Possiamo vedere questi gruppi al lavoro a Borgo Lombardo nelle immediate vicinanze di Milano. Nella fabbricazione degli elementi base del calcolatore, piastrine e memorie, il visitatore può riconoscere ancora immagini tradizionali del mondo della fabbrica, dell'officina. Il lavoro sulle piastrine è delicatissimo. Si inseriscono sui circuiti stampati resistori, diodi, transistori. Si passa, secondo uno schema prestabilito, alle operazioni di montaggio e di inserimento, cablaggio e impaccamento. Si esegue un accurato controllo. L'unità modulare dell'Elea prende forma. È qui che viene fabbricata anche la cosiddetta memoria del calcolatore, dotata di una eccezionale capacità che può giungere fino a un massimo di 160.000 caratteri alfanumerici. Il suo compito sarà quello di immagazzinare le istruzioni di programma e di tenere in evidenza le informazioni su cui operare. Il reticolo di nuclei di ferrite, in grado di fornire o di registrare le informazioni in tempi dell'ordine dei milionesimi di secondo, suggerisce l'immagine di un alveare o l'analogia con una eccezionale tavola pitagorica, alla quale venga di volta in volta attinto il dato necessario. Vera mappa di orientamento nel labirinto dei circuiti del flusso delle informazioni è lo schema complessivo dell'elaboratore elettronico. Ed ecco uno schema animato di estrema semplificazione del flusso stesso. I dati da introdurre nel calcolatore e da elaborare vengono forniti da una macchina contabile. La stessa battuta che segna sul foglio il dato determina la perforazione in codice di un nastro di carta. Il nastro perforato, avvolto su una bobina, viene ora trattato dal lettore convertitore. Interpretati, letti dalla cellula fotoelettrica, i simboli rappresentati dai fori vengono trasferiti su un nastro magnetico. La velocità della corsa dei dati nei circuiti del calcolatore è ora centuplicata. I dati ora registrati sui nastri magnetici vengono introdotti nella memoria del calcolatore. E quindi è possibile compiere su di essi tutte quelle operazioni che sono richieste dal problema scientifico o amministrativo che si vuole risolvere. I risultati di queste elaborazioni, milioni di risposte, vengono trasmessi sui nastri magnetici di uscita alla macchina stampatrice. Ogni minuto oltre 100.000 caratteri numerici o alfabetici sono così visibilizzati e messi a disposizione dell'operatore umano. Le realizzazioni attuali sono già sorprendenti e tali da suggerire a qualcuno espressioni fantascientifiche. Ma la ricerca non conosce soste. I circuiti attuali già fanno luogo a quelli ultrarapidi. L'affinamento continuo degli strumenti e dei metodi, il collegamento e il coordinamento dei supporti delle informazioni in un sistema sempre più dinamico e flessibile costituiscono il motivo conduttore della ricerca. È la risposta concreta alla crescente esigenza di adeguare i tempi della rilevazione e della preparazione dei dati ai tempi della elaborazione e della trasmissione e viceversa nel quadro organico della meccanizzazione integrale e dell'automazione dei servizi. Le nuove apparecchiature presentano fra l'altro una carrozzeria che nel design conferma quel carattere d'avanguardia culturale cui il nome Olivetti è indissolubilmente legato.
Il 1959 si conclude con due grandi novità: i successi nell'elettronica e l'acquisto negli Stati Uniti della Underwood, azienda di macchine da scrivere. Pochi mesi dopo, il 27 febbraio 1960, muore Adriano Olivetti. Ad Ivrea si apre un vuoto di leadership che non verrà mai più colmato. Il laboratorio fu colpito da tristi vicende. Prima di tutto la morte di Adriano, vero, nel 1960. Poi, credo, mi pare, l'anno dopo, il tragico incidente della morte di Ciu in un incidente automobilistico. Adesso sono vicende pesanti, evidentemente. Devo dire però che, insomma, le redini del laboratorio, in un certo senso lo sviluppo della politica, venne presa efficacemente in mano dal figlio di Adriano, Roberto Olivetti, che fece ogni sforzo perché l'iniziativa elettronica non andasse distrutta. Quindi in un certo senso questi uomini trovarono poi dei successori, delle persone che riuscirono a portare avanti le idee e le iniziative, sia pure tra le mille difficoltà ben note, ecco, che fanno parte ormai della storia dell'informatica del nostro paese. Siamo a Pregnana, che è, dopo Pisa e Borgo Lombardo, la terza tappa del laboratorio di ricerche Olivetti, elettroniche Olivetti. Questo edificio fu inaugurato agli inizi del 1962 ed era una parte di un progetto avveniristico del famoso Le Corbusier. Vedete quello che è il simbolo del laboratorio, quella specie di reticolo che sta a indicare le memorie nuclei di quell'epoca. Questo laboratorio fu una sede di eccellenza dell'informatica italiana. Allora la tecnologia dei semiconduttori, che adesso è dominante, non era così ancora. Ancora non si vedeva il successo di questa tecnologia, per cui c'erano tante tecnologie concorrenti e noi le studiavamo tutte. In questo laboratorio di fisica, per esempio, facevamo le memorie a superconduttori, cioè che lavoravano in elio liquido a temperature vicino allo zero assoluto, facevamo le logiche magnetiche, facevamo le deposizioni di fil sottili, cioè c'era tutta la ricerca avanzata dell'epoca, la si faceva qui dentro. Nei primi anni 60 si progettò il successore dell'ELEA. Il nome interno era 4001. Nel 1963 le azioni Olivetti subiscono un crollo in borsa. L'anno successivo la famiglia è costretta a cedere il controllo dell'azienda al cosiddetto gruppo di intervento, Fiat, Pirelli, Centrale e da due banche pubbliche, Mediobanca e IMI. Vittorio Valletta, presidente della Fiat, dichiara: la società di Ivrea è strutturalmente solida e potrà superare senza grosse difficoltà il momento critico. Sul futuro pende però una minaccia, un neo da estirpare. Il gruppo di intervento, Enrico Cuccia è tra i maggiori protagonisti dell'operazione, decide di cedere la divisione elettronica alla General Electric. Il governo mostra un apparente disinteresse. Soltanto la CGIL e il Partito Comunista Italiano si oppongono alla vendita. Il nuovo presidente Bruno Visentini rende operativa la decisione. Arrivò così il gruppo di intervento, lo ricordo ancora, il primo incontro con un grande personaggio, per modo suo, il professor Visentini, il quale è con Cuccia. Ricordo che Roberto Olivetti mi mandò a cercare dei soldi da Mediobanca, no? E mi disse: vai da Mediobanca, troverai uno dei più grandi banchieri d'Europa, parla poco, perché più di 10 minuti non si può parlare. Io fui assunto dall'Olivetti quando è nominato direttore dei servizi finanziari a 33 anni, quindi ero un ragazzo, insomma. E andai da Cuccia, cominciai a spiegargli con la passione che avevamo tutti allora, no? Cos'era l'Olivetti, il calcolatore, le macchine, il canadese, il fenomeno dei contadini che diventavano operai, questa grande cosa, la cultura dominante. Il dottor Cuccia, dopo non 10 minuti, 5 minuti, mi fermò e mi disse: guarda dottor Nesi, guardi, a me tutto questo non importa mica poco, niente, testuali parole, quello che conta è il valore dell'azione in borsa, arrivederla. Tornai da Roberto Olivetti e gli dissi: ma i banchieri sono così? E
E lui mi disse: perché non pensavi che fossero diversi? Io facevo parte della divisione elettronica, quindi ero tra quelli che erano stati venduti, ceduti alla General Electric. Ma allora ero un giovane ragazzino, leggermente incosciente, e mi resi immediatamente conto che le cose che venivano blaterate per giustificare questa cessione, cioè il fatto che avremmo potuto utilizzare i grandi laboratori, il grande know-how della General Electric e così via, erano tutte balle, e che in realtà gli americani erano animati soltanto dal desiderio di crearsi una centrale commerciale per la distribuzione dei loro prodotti in Italia, e che della ricerca del laboratorio non gliene fregava assolutamente niente. Quello che io voglio dire è questo: perché non fu capito fino in fondo che cosa stava succedendo nel sistema elettronico dell'Olivetti, che era poi il sistema elettronico nazionale. Il libro di storia che è stato citato, La storia della divisione elettronica, cita le mie lettere al governo, il mio appello al governo italiano perché si rendesse conto di che cosa perdeva, di cosa perdeva l'Italia. Probabilmente ci furono degli errori, certamente anche da parte nostra. Io facevo parte, ero direttore dei servizi finanziari, quindi facevo parte del gruppo dirigente. Probabilmente la società Olivetti e la famiglia Olivetti non potevano sopportare insieme il peso di creare una grande divisione elettronica, dei grandi calcolatori, e contemporaneamente di comprare la Underwood negli Stati Uniti. Probabilmente fu quello l'errore strategico, l'errore perché non c'erano i mezzi finanziari. Queste due cose rimangono permanentemente nel mio animo, nel mio cuore, nel mio cervello, come una grande occasione perduta. Perché lo Stato non intervenne? Qualcuno prima ha detto: è successo allora quello che poi in genere è successo in modo rovesciato. Si pensava allora di fare un grande calcolatore e regalarlo allo Stato, quando in tutti i paesi del mondo, cominciando dagli Stati Uniti, succede il rovescio. È lo Stato che finanzia le aziende di eccellenza attraverso il sistema militare negli Stati Uniti, attraverso direttamente in Francia, eccetera. Lo Stato non capì. O non volle capire, o c'erano degli altri interessi. Io non voglio entrare in questo campo, che è molto difficile, e non, se non si hanno delle prove è difficile parlarne. Ma io vissi con terrore proprio, con l'Italia perdeva la più grande occasione industriale della sua storia recente. E la perdette perché non capì che cosa voleva dire, o perché alcuni avevano degli altri interessi. Io penso senz'altro che la cessione della divisione elettronica sia stato non solo il primo capitolo, ma forse la prima pagina del brutto libro che l'industria italiana ha scritto negli ultimi 40 anni. L'avventura dell'Olivetti finì, però non fu un fallimento. Ecco, io credo che sia per l'Olivetti, sia per l'Italia, l'iniziativa del laboratorio elettronico fu veramente una grandissima cosa, che l'Olivetti trasse proprio da quel bacino di idee e di innovazione gli elementi per poter trasformarsi in un'azienda elettronica di sistemi e diventare leader negli anni 60 e 70 nel campo dei prodotti per l'ufficio, realizzando, come lei sa, anche il primo personal computer del mondo, la Programma 101, che fu veramente un'innovazione che da sola potrà aver potuto giustificare tutto quello che Adriano Olivetti fece. Ma la seconda conseguenza, a mio avviso non meno importante, fu che il laboratorio di ricerca elettronica e poi naturalmente tutta la divisione elettronica che si sviluppò sulla base del laboratorio stesso, fu la fornace, fu il crogiuolo nel quale si formarono la maggior parte dei tecnici, degli specialisti, dei softwareisti, allora non esisteva neppure il termine software, che svilupparono la capacità dell'informatica nel nostro paese. Negli anni 50 e 60 lavorare all'Olivetti era un fatto un po' straordinario, perché per esempio il fatto di uscire dalla fabbrica e di trovare di fronte, mi pare, l'osteria del signor Rosotto, ma di fianco una potente biblioteca, era qualcosa che non era molto comune, per cui si aveva la misura anche
dei fenomeni sociali che stavano dietro la pura azienda fatta di odore di macchine e di olio per terra. Si aveva la sensazione che fosse un'azienda dove quello che contava era sì il lavoro, il risultato del lavoro, ma era anche la condizione di chi lavorava. E la condizione si toccava subito, perché bastava andare a mangiare in mensa, bastava aver bisogno dell'ombrello, bastava aver bisogno della colonia diurna o estiva, bastava aver bisogno della biblioteca, uno se ne rendeva immediatamente conto. Se poi entriamo nei dettagli e facciamo una valutazione di quegli anni, nel 2003, allora le considerazioni necessariamente sono diverse, però non so fino a che punto si possa, da parte mia, parlare di quegli anni oggi. La nostalgia certamente c'è, profonda. Intanto riguarda me stesso, perché ero più giovane. Tutti abbiamo qualche nostalgia, più o meno, insomma, di tempi passati. In questo caso particolare la nostalgia sono le persone che ho conosciuto. E il modo di lavorare con persone per bene, nobili e così via, che sono momenti rari, molto belli, eccetera. Soprattutto la nostalgia di un periodo nel quale c'era un entusiasmo quasi romantico intorno a questa nuova tecnologia. Che cos'era? Come avrebbe funzionato? Che cosa si poteva fare così? Cioè, c'era la sensazione che si stava lavorando sul futuro, in un certo senso. E anche che avevamo spazio per sperare nel futuro, in un certo senso. Futuro, come dire, tecnologico, futuro tecnico, futuro umano, futuro in tutte le direzioni. Era bellissimo. E anche nostalgia di questo enorme privilegio che uno può avere di vivere momenti di questo genere, insomma, questo si può dire. Anche nelle difficoltà, insomma, è stato un bel periodo. Era un mondo veramente in movimento. Noi ci trovavamo in qualche modo alla testa di questo movimento, perché erano le tecnologie più avanzate, le tecnologie che quasi nessuno conosceva. Si scoprivano, si reinventavano delle cose che magari erano state scoperte lontano, in altri paesi. Non c'erano i mezzi di comunicazione di tipo scientifico, ci sono adesso, non c'era internet, non c'erano le riviste, non c'erano tutti i libri che oggi si trovano dappertutto. E quindi era veramente una scoperta giornaliera, e questo era un aspetto forse irripetibile di questa esperienza. Finalmente si torna a parlare della famiglia Olivetti, di quello che ha fatto Olivetti, finalmente, perché c'è stato per tanti anni il nome di Adriano Olivetti, e quindi di tutti quelli che hanno lavorato con lui, doveva essere cancellato dalla Confindustria, cancellato dai vari governi, senza distinzione di parte, cancellato dall'ordine dei più importanti, dei cavalieri del lavoro. Un esperimento come quello di Adriano Olivetti non deve più avvenire. Questa era la linea generale. Questo è il vero problema. Che si torni a parlare adesso, e adesso in modo sempre più frequente, un bel segno. Grazie. I protagonisti del laboratorio di ricerche elettroniche della Olivetti il 23 novembre 2001 si sono ritrovati in occasione del 40° anniversario dell'ultimo viaggio di Mario Ciu. Giorgio Perotto era già purtroppo colpito dal male che lo avrebbe portato via da lì a pochi mesi. Ci piace ricordarlo così. Devo dire che quando Rao mi ha informato dell'idea di fare questo incontro, mi sono commosso, perché evidentemente ci eravamo moltissimi dispersi, non ci eravamo più sentiti o ci eravamo incontrati soltanto in via sporadica e così via. Il fatto di ritrovare così tanti amici, colleghi che avevano condiviso le esperienze dell'informatica, dell'elettronica olivettiana, è stata qualche cosa che non poteva non commuoverci, e mi auguro che questo incontro, come dire, possa dar luogo anche a qualcosa di più duraturo nel tempo, cioè nel senso che questo ricordo, che credo verrà riesumato oggi dalle relazioni di tanti colleghi e del sottoscritto, posso convincere questo paese che anche nel campo dell'alta tecnologia
siamo in grado di realizzare con coraggio delle innovazioni di carattere mondiale. E sembra che questo sia una specie di stimolo che il nostro paese ha perso, quasi rinunciando a creare innovazione e, come dire, limitandosi a seguire passivamente e a importare le innovazioni che ci vengono dall'estero. Io credo che invece sarebbe veramente opportuno e veramente di fondamentale importanza che lo spirito di Adriano Olivetti, che creò il laboratorio, fosse, come dire, ripreso da questo convegno e portato avanti con determinazione nell'anno 2001 e i seguenti. All'inizio degli anni 70, l'Italia aveva raggiunto livelli di avanguardia in settori strategici. Nel 1960 muore Adriano Olivetti. Nel 1962 Enrico Mattei, presidente dell'ENI, è vittima di un incidente aereo. A partire dal 1963 le attività nel settore nucleare vengono profondamente ridimensionate in seguito alle dimissioni, provocate da uno scandalo rivelatosi infondato, del professor Felice Ippolito, segretario del Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare. Nel 1964 la Olivetti cede alla General Electric la divisione elettronica. L'Italia perderà per sempre la possibilità di esercitare un ruolo di leadership in settori di avanguardia tecnologica, scientifica, industriale e commerciale.